A voi. Abbiamo fatto un secondo quarto orribile, quando improvvisamente da essere una squadra che gioca con fluidità, abbiamo fatto 4 punti in un quarto su tiri liberi, con 0 su 3 sul tiro, e ovviamente poi sarà il lavoro dei prossimi giorni, indipendentemente che per noi la stagione sia finita, cercare di capire il perché. Dopodiché, insomma, la partita era stata ovviamente spezzata, ma permettetemi di comunque elogiare i miei giocatori, perché questa è la classica situazione nella quale puoi prendere 40 punti e non ti accorgi neanche di averli presi, e invece hanno avuto la volontà e la capacità di continuare a giocare, di tenere una partita che fosse numericamente entro certi limiti, e dimostrando di avere anche in questo un atteggiamento professionale al di là della differenza di valori che è stata espressa. Per il resto, ovviamente, bocca al lupo alla Fortitudo. Onestamente spero che la Fortitudo salga in A1, così il prossimo anno non lo incontro nei playoff e respiro meglio, ma al di là della battuta, insomma, credo che la squadra di Matteo abbia tutti i requisiti per arrivare a lottare per questa cosa, che non bisogna dire se non dico le porte sfortuna, ma insomma credo abbia tutte le carte in regola per provarci. E se ci riuscirà, tirerò un bel sospiro di sollievo, al di là della gioia di essere stato eliminato da chi vince. Ma se ci riuscirà, ecco, avrò la certezza che l'anno prossimo potrò guardare i playoff con maggior ottimismo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio della disponibilità, e chiaramente spero che ci siano, al di là di tutto, occasioni future per scambiare opinioni di pallacanestro. Vi ringrazio e buona serata.